carissimi amici, Bricio di Storie. E noi continuiamo a Continuiamo. macinare video. Questa è grandiosa. E qui mi inchino, non era preparata. Lo vedevo un po' tremante, cioè fervente, cioè No, no, come mi se ero stesse pensato nel pes momento. ah, proprio al Sì, è una momento. cosa stupida. Beh, bella, bella, bella. Bellissima, che Abbiamo già fatto un macinino, ma era un macinino da caffè. Qua siamo su forse anche due qualcosa macinini abbiamo fatto. di più speziato. So che volevo fare una battuta, ma non è No, venuta. questo va a tavola, Questo quindi. va a tavola, c'è scritto pepe ed è un macinino da pepe. C'è scritto pepe. Eh sì, sicuramente. La datazione è incerta, ma siamo intorno agli anni 60. Siamo sicuri che non è una riproduzione recentissima? Era a casa della nonna, quindi no, Quindi quantomeno questa. sarà degli anni 70, ecco. Se proprio proprio una No. riproduzione, anche perché da quanto non metti il macinapepe a tavola? Adesso li fanno tutti di plastica o vetro Sì, trasparente, no. che si vedono dentro i No, poi con lo grani. sport. Fai vedere lo sportellino Faccio dove vedere lo poi si. sportellino, emozionatevi, pronti? Lo Sì, cioè lo sportellino. sportellino così è chiaramente una ricarica del Sì. E pepe. il Sotto c'è il meccanismo, si vede. meccanismo, che è Made in Italy, quindi anche questo identifica il fatto che non può essere anni 80, perché già se le produzioni erano Assolutamente. spostate fuori. E il meccanismo alla fine è semplice. Caricavi il pepe, che poi secondo me se mettevi il sale andava bene anche quello, credo. Sì, Aspetta perché che sotto il. forse si apre anche. O forse lo sto rompendo, non lo so. Facciamo così. No, dovrebbe aprirsi. Di sicuro tentava anche negli anni 60 di ricordare qualcosa di più vecchio. Adesso io con il pepe con macinino, se risale a tempi precedenti, vuol dire prima del Novecento, sì, 800, boh, non lo so, non mi ricordo. Penso si Non pestasse in quel caso il pepe. avventuriamoci in cose che proprio. Comunque sono quegli oggetti strani da cucina che sono passati dalla tavola all'esposizione in cucina. Cioè questo noi non lo usiamo, anche perché comunque necessita poi di pulizia, necessita di... Il pepe si autopulisce perché è talmente piccante che si mantiene semipulito. Sì, però non si usa neanche più il pepe. Mi passi il pepe, Devi fare cioè apposta la carbonara, fai la carbonara e ci metti il esatto, pepe. nelle oliere, ormai non c'è, a parte che le oliere anche lì, parliamo e dovremmo farle. No, non si usa più neanche quelle perché è Esatto. più sciccoso, è più pratico, ma anche più bello mettere in tavola l'olio con la sua etichetta in cui si vede che è un olio di oliva Esatto. extravergine e non una roba Stare a misteriosa. travasare l'olio in una No, piccola no, ampollina no. che... Ma parleremo anche di quello in un futuro. Avremo delle oliere Sì, dovrei sicuramente. averne un po', Ok, immagino, sì. perfetto. E il sale e pepe però era bello perché grattavi, grattavi, grattavi. Adesso nei ristoranti ti danno quello che è simile a questo ma lungo un Sì. Per metro. il sale qualche volta, per il pepe qualche volta, quando ti danno due o tre cibi che ancora richiedono il pepe. Esatto. Quindi Quindi, un po' del passato lo è da tutti i punti di vista, questo sì. finisce nella categoria come cucinavamo, la cucina del passato. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere like, condividere, commentare, schiacciare la campanella per essere aggiornati su tutti i video e attivare tutte le notifiche. E parlate di noi con i vostri amici, parenti, Quando siete a tavola e studenti. dite, mi passi il pepe? Ah, ma sai che Bricio di Storia ha fatto un video? Perfetto, così. Perfetto, ciao!